cinquantenni in Italia stanno attraversando. Gaetano Gucciardo, oggi pomeriggio alla Biblioteca Comunale la presentazione del libro Sei l'odore del Borotalco, scritto da Sergio Mari. E la presentazione è avvenuta ad opera dello stesso ex centrocampista dell'Acragas. Gaetano, come nasce questa iniziativa? Beh, nasce dal fatto che noi insomma, desideravamo da tempo di portare Sergio Mari ad Agrigento. Si è presentata l'occasione, perché peraltro giusto domani Mari farà uno spettacolo al carcere di Caltanissetta, e ci siamo infilati in questa occasione e lo abbiamo invitato a venire ad Agrigento per presentare il suo libro. La cosa è andata anche per... Io ci ho messo un po' di lavoro materiale, ma l'iniziativa è del Comune di Agrigento, che ha anche offerto la sua, uno dei suoi luoghi più belli, che è la Biblioteca Comunale Franco La Rocca. E così abbiamo fatto questa presentazione di un libro veramente molto... devo dire che Mari è un personaggio dalle tante facce. Anche un aspetto emozionante, perché è una sorta di Adam Arcord ritrovare Mari e Peppe Catalano, perché sappiamo, ci hai raccontato, che non si vedevano da tantissimi anni. Sì, ho assistito al momento in cui si sono incontrati e si sono abbracciati come credo non avessero mai fatto neanche ai tempi quando giocavano insieme, giocavano a pallone. Si sono abbracciati e gli sono venuti loro i lucciconi. E poi anche nel momento in cui si è parlato del libro, il talento di Mari è quello di raccontare piccoli episodi, ma di riempirli di una carica umana che li fa assurgere ad episodi che valgono per tutti quanti noi, cioè è una storia personale, autobiografica, però è così ben raccontata, è così profonda, che può essere anche universale, cioè ci possiamo riconoscere tutti quanti nelle storie che racconta, soprattutto nel rapporto con il padre. Allora Sergio, oggi pomeriggio sei ritornato ad Agrigento, credo dopo 30 anni da quando hai indossato... Dopo 33 anni, è dall'anno 83-84 dove ci fu uno splendido campionato con Scogli allenatore, per cui dopo 33 anni sono ritornato nella vostra Sicilia, bellissima. Ma nelle vesti di scrittore? Nella veste di scrittore, perché poi passi in avanti ne abbiamo fatti, io mi sono occupato di arte contemporanea, di teatro, e adesso sono venuto fuori da maggio con il mio secondo libro, che mi sta dando un sacco di soddisfazione, dove Gianni Mura l'ha citato sulle pubbliche, sono stato chiamato dal TG5 per essere intervistato, insomma un libro che sta andando molto ma molto bene. Grazie al professor Guicciardo e al mio ex compagno Catalano sono riusciti a mettere su una bella presentazione, insomma mi divertirò, insomma una cosa molto carina. Sei l'odore del Borotalco, il titolo del libro, sintetizzando... Allora, il titolo viene fuori perché il Borotalco era quello che ci mettevano i nostri padri quando ci vedevano tornare dalle partite fatte in strada, ed era, ne approfittavano mettendoci il Borotalco, ci abbracciavano, perché erano tutti papà che lavoravano e per cui avevano la possibilità, grazie al Borotalco, di stringere un po' il loro piccolo. Ma il Borotalco è stato anche il massaggio che mi sono fatto fare dai miei massaggiatori durante la mia carriera calcistica, così ricordando gli abbracci di mio padre da piccolo entravo in campo con più forza e cercavo di fare le migliori partite, qualche volta è servito, qualche volta no. Qui nasce il titolo, la storia è un rapporto conflittuale tra padre e figlio, che il padre non si spiega perché questo figlio vuole uscire dal mondo del calcio e vuole buttarsi nella strada della scrittura. È un po' autobiografico in sì, parte. Sicuramente autobiografico, sì. Tutto il calcio che c'è dentro, la violenza subita dai propri tifosi, la paura che ho dovuto sedare durante i miei anni di buio calcistici, sono tutti veri. Certo, c'è qualcosa di romanzato, non vero, mi serviva per la struttura del romanzo, ma è davvero una storia molto ma molto dolce. Emozioni a ritrovare Peppe Catalano? Guarda, è stato bello, chi ci ha visto abbracciarsi, ad abbracciarci ci ha detto che veramente sembravamo due fratelli. Dopo 33 anni uno si ricorda che tutti gli amici, i compagni di squadra che ti hanno attraversato nella vita, poi ti rendi conto che veramente erano belle persone, per cui ritrovarsi è stato fantastico. Ma pure ritrovare qua tutta la gente venuta apposta, una certa categoria, una certa generazione che si ricorda di quell'anno fantastico, è stato veramente molto bello.
Senti, io ero un ragazzino quando tu hai giocato in quella stagione e ricordo veramente poco, però per tutti quelli che sono nati sia nella mia che nelle post generazioni, chi era Sergio Mari? Sergio Mari era allora un ragazzino di 20 anni che per la prima volta si allontanava da casa, a 1000 chilometri da casa, e si buttava nell'avventura del calcio. L'incoscienza gli ha fatto fare uno dei migliori campionati, gli ha fatto conoscere una Sicilia straordinaria che la tiene in ricordo e nel cuore per sempre. Poi devo essere sincero, la vita non mi ha riservato sempre bellezze così, così alte, però venni con la speranza, meno male, riuscita, di fare un grande campionato e di conoscere bella gente, così è stato, per cui Agrigento mi è rimasto davvero nel cuore. Meraviglioso. Vuoi, vuoi lasciare un saluto ai tifosi dell'Acragas, ai tifosi agrigentini? Allora, che stiano calmi dopo questa sconfitta. Io vi sto seguendo, io non seguo più il calcio, però seguo l'Acragas perché insomma dopo tanti anni di buio finalmente c'è un po' di luce. Prima sconfitta non fa niente, che siano calmi, bisogna salvarsi per bene, stare vicino a questi calciatori, affinché si possa creare un'isola per arrivare poi a traguardi più ambiti. Ho sbirciato oggi dal cancello principale l'esseneto straordinario, l'abbiamo fatto io e Peppe Catalano, ci è venuto il magone, noi che giocavamo sulla polvere dell'esseneto, oggi vedete davvero una bomboniera. Questo vuol dire che l'amministrazione sta operando per bene, la società sta operando per bene, per cui voglio dire tenetevi stretti questi giocatori, questa società, affinché davvero si possa segnare nel futuro più immediato. Grazie, in bocca al lupo. Niente. Ciao, grazie. Ciao. Grazie, arrivederci a tutti. Lei comincia a fare bene. Dica tu cazzo. Non ti devi muovere, non ti devi, no, vengo, non ti devi muovere, ci sto qua. E lei che comincia a mazzare sta cava, sta cosa così. Allora io per fare mi giro all'improvviso perché la dovevo vedere chi era questo nemico che c'era nello spagnolo. Mi giro. Grazie, è arrivato qua fuori. Questa è una scena che ho accennato.